Ciao a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video pronti a recensire per la prima volta un prodotto. Ragazzi, questa recensione avverrà grazie all'azienda Klim che mi ha inviato gentilmente il prodotto. Per chi fosse interessato a ricevere dei prodotti, diventare tester, magari avete un canale, dei siti, dei blog, basta contattare l'azienda nel link che trovate in descrizione. Inoltre in descrizione trovate il link di Amazon dove ho acquistato il microfono. E ragazzi, io davvero ve lo consiglio fortemente perché a fine video vedrete la prova audio ed è davvero un'ottima qualità. Infatti credo che lo regalerò a qualche amico perché davvero ne vale la pena. Comunque, detto questo, ragazzi, passiamo subito a quello che si trova di fronte alla scatola. Come possiamo notare, vabbè, c'è la marca che era appunto la Klim, il modello Klim Voice e troviamo una targhetta Deluxe Quality Sound, quindi appunto ci indica che la qualità è Deluxe, che non so bene cosa significhi, ragazzi, poi diciamo sono abbastanza tra virgolette nabbo, non ho mai fatto recensioni. Comunque, andiamo alla parte di dietro dove troviamo sempre i vari modelli, eccetera. E le specifiche, quindi c'è tutto, ci dice la sensibilità, ci dice la frequenza, il cablaggio e tutte queste cose, ci dice anche come usarlo e infine troviamo anche una scritta in italiano che ci dice dove trovare il manuale sul sito e ci dà appunto il link. E infine ci dà anche dei contatti per contattare appunto l'azienda. Come vedete, ragazzi, il microfono sembra abbastanza ben fatto, come vedete, anche il design è abbastanza particolare, e infatti è indicato molto per i gamer. Ma anche per iniziare un canale YouTube, ragazzi, è davvero adatto, perché vi ripeto, come vedrete a fine video, la qualità è davvero ottima. Quindi passiamo subito col dire che sul braccio si può trovare appunto una levetta che si tira su e giù e serve per spegnere e attivare il microfono. Mentre sotto troviamo un tasto che si può cliccare in modo da attivare appunto la luce del microfono, oppure semplicemente si può spostare a destra e a sinistra per aumentare o diminuire il volume. Ragazzi, le istruzioni sono abbastanza semplici, poi se non sono stato chiaro le potete trovare tranquillamente su internet, come vedete dal sito. E detto questo, ragazzi, è una recensione molto veloce, ma vi ripeto, è la prima che faccio, devo essere un po' sbrigativo, non so neanche come strutturarla. Comunque, vi invito ad aprire il link di Amazon in descrizione, di andare a vedere anche come partecipare al progetto tester. Tutto questo, ragazzi, se siete interessati al prodotto, ve lo consiglio sicuramente, perché è un microfono di davvero alta qualità. E raga, non mi pagano per farlo, ma bensì l'ho provato con le mie mani. Devo ammettere che sono stato molto curioso nel momento in cui mi è arrivato e subito ho provato parlando in TS con gli altri amici. E anche loro non si erano nemmeno accorti che avevo messo questo invece del Samsung, che sarebbe il microfono che sto usando adesso per recare. Detto questo, ragazzi, vi invito a passare dei link in descrizione. Vi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete e vi lascio alla prova audio. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi! Ok, ragazzi, questa qui è la prova audio con il Klim Voice, che, ragazzi, come notate, credo che sia davvero un'ottima qualità per il prezzo che ha, che vi ricordo, trovate su Amazon a soli 25 euro, prezzo in descrizione. E credo davvero che sia davvero ottima. Ricordo, raga, un prezzo così basso, ma una qualità così buona.